Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi temi dell'edizione di oggi, lunedì 6 marzo. New Jersey, dal 10 marzo torna operativo il consolato onorario. Giro in bicicletta alla scoperta dell'italianità a Montevideo, seconda edizione di Montevideo, una capitale della cultura italiana. Il contributo italiano alla costruzione delle città argentine, il 9 marzo, conferenza a Rosario. Tunisia, il comite, si incontra i connazionali, il 18 marzo. Sara Angela Canzalosi in Salamone, la nuova console onoraria a Clifton, New Jersey. Lo rende noto il Consolato Generale d'Italia a New York. La presenza di un nuovo console onorario fortemente attesa dalla nostra collettività del New Jersey, sottolinea la rappresentanza newyorkese, permetterà ai connazionali di tornare a usufruire di alcuni servizi senza doversi recare appositamente a New York, e ciò a beneficio soprattutto dei connazionali più anziani. Operativo dal 10 marzo, il consolato onorario sarà aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle 13 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 14. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito consnewyork.esteri.it. Montevideo, una capitale de cultura italiana, torna la biciclettata organizzata dall'ambasciata italiana in Uruguay. L'iniziativa, alla sua seconda edizione, in programma il prossimo 18 marzo. L'obiettivo è condurre i partecipanti alla scoperta dei luoghi più italiani della capitale uruguayana. Partenza alle 15.30 dal Museo della Migraciones. Ad accompagnare i ciclisti lungo il percorso ci sarà il Festival Cucina Urbana Italiana, promosso in collaborazione con la Rete della Cucina Italiana in Uruguay. In programma spettacoli, ricette dal vivo e degustazioni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione. A proposito della porta italiana, la construzione della ciudad del territorio argentino, se il caso de Gaetano Rezzala. È il titolo della conferenza che il Consolato Generale d'Italia a Rosario organizza in occasione del prossimo Italian Design Day. Appuntamento il 9 marzo dalle 19 all'Espacio Culturale Universitario San Martín 750. La conferenza in lingua spagnola vedrà come relatore Héctor Floriani, docente di urbanistica. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Ultima notizia, il Comites Tunisi incontra i connazionali. Appuntamento il 18 marzo dalle 10 nella sala delle cerimonie della Municipalità della Marsa. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Commissione Arte, Cultura e Patrimonio. Prevista la presenza dell'ambasciatore italiano Fabrizio Saggio e della console Anna Veronica Zannasso. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook chiocciola Comites Tunisia. Come detto, questa era l'ultima notizia. Si chiude qui questa edizione di Italia chiama Italia. Grazie per l'ascolto. Buon proseguimento di giornata. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.